Buongiorno a tutti, sono la dottoressa Vanna Bottai, sono un ortopedico e lavoro presso l'ortopedia e traumatologia seconda dell'Università di Pisa. E in quanto ortopedico, io oggi devo affrontare quello che è il problema delle fratture scheletriche causate dall'osteoporosi. Osteoporosi che è una osteopatia sistemica, quindi una malattia dell'osso che riguarda tutto lo scheletro e che porta a una vera e propria alterazione di quella che è la struttura dell'osso, che è il sostegno, che è il nostro sostegno, il sostegno del nostro corpo. Tutto questo porta a una diminuzione della resistenza al carico, è come andare a mettere un vaso su un tavolino che comincia a traballare e quindi questo tavolino diventa fragile, come diventa fragile l'osso e quindi si parla di fragilità ossea, che è una vera e propria malattia sociale, in quanto colpisce sempre più frequentemente le persone, poiché è caratteristica dell'età anziana. Tuttavia, l'osteoporosi è subdola, e questo è il problema, perché è un po' come è omertosa, perché non dà segno di sé fino a che non si verifica una frattura, non ha sintomi. E che frattura si verifica? Si verifica una frattura da fragilità, ovvero una frattura che avviene per un trauma a bassa energia o addirittura senza trauma, quindi un trauma che di per sé su un osso normale non sarebbe capace di determinare l'insorgenza di una frattura. L'osteoporosi è la causa più frequente della fragilità ossea, non l'unica, ma di sicuro la più frequente, e per questo che ha questa grandissima importanza ad oggi. È in continuamento sia l'osteoporosi che le fratture ovviamente scheletriche da osteoporosi. E soprattutto sono ubiquitarie, cioè possono colpire, interessare qualsiasi distretto scheletrico. Le più frequenti, sono, è risaputo, sono quelle del collo del femore, quindi volgarmente dette dell'anca, quelle della colonna, che in maniera impropria vengono anche definite crolli o schiacciamenti vertebrali, ma sono delle vere e proprie fratture vertebrali, quelle dell'omero e quelle del polso. Per quanto riguarda le fratture di femore, abbiamo detto sono in continuo aumento, si stima addirittura che nel 2050 più di 6 milioni di persone al mondo ne saranno affette. Leggete in diapositiva i dati in Italia, quello che è importante è che il 60% rappresentano il 60% delle fratture in individui fra i 40 e i 100 anni di età di sesso femminile. Da sole rappresentano più di un quinto delle fratture da fragilità e l'età media è 80 anni. Quello che è importante è che il rischio fratturativo per una donna di 50 anni per una frattura prossimale di femore è del 17,5%, ma è un rischio che raddoppia ogni 5 anni di età fino ad arrivare al 40% per una paziente di 85 anni, la nostra nonna. Le fratture di femore, tipicamente, questi sono discorsi più tecnici, ma servono per dire che a seconda di dove si localizzano, cioè se più vicino all'anca o più vicino alla gamba, vengono trattate chirurgicamente in maniera diversa, ma praticamente sempre trattate chirurgicamente, quindi tutte hanno bisogno di un ricovero in ospedale che varia in genere dai 5 ai 7 giorni. Hanno delle conseguenze importanti che possono essere una disabilità, le persone fanno difficoltà a riacquistare lo schema del passo normale, quindi si riduce l'autonomia, parliamo di persone anziane. La cosa gravissima è che aumentano la percentuale di rifratturarsi, come si vede in frattura, si vede un femore con un chiodo che è questa cosa bianca che qua nel cerchietto c'è la frattura dall'altra parte, perché la persona perde sicurezza, cade e si rirompe. E purtroppo aumentano anche la mortalità. Sono persone anziane che si vaccinano anche solo per l'influenza, per evitare appunto le conseguenze che può dare una patologia innocua come l'influenza. Ci immaginiamo che una frattura di femore è un evento spesso catastrofico. Le rifratture sono importanti perché hanno un'alta incidenza, si stima che fino al 10% delle fratture di femore dopo 5 anni, dei pazienti affetti da fratture di femore dopo 5 anni possa rifratturarsi. Qual è lo scopo del trattamento della frattura di femore? È recuperare precocemente l'autonomia, dimettere più velocemente possibile il paziente o a casa o presso centri specialistici o comunque centri di supporto territoriali. Un altro scopo è quello di seguire il paziente con dei follow-up ambulatoriali proprio per prevenire quella che è la rifrattura. Le fratture vertebrali invece sono fratture anche queste che colpiscono principalmente il sesso femminile, come le fratture di femore, in quanto abbiamo detto che sono fratture da osteoporosi e l'osteoporosi sappiamo che colpisce prevalentemente le donne anziane, quindi età postmenopausale, con tutti i fattori di rischio dell'osteoporosi. Possono essere causate da un trauma maggiore, una persona può cadere, ma può anche banalmente sollevare un peso o anche starnutire, tante volte senza traumi o addirittura con traumi che uno non prende nemmeno in considerazione, quale uno starnuto, una persona può lamentare cosa? Può lamentare un dolore,
ma è un dolore banale e questo è quello che porta a una discrepanza fra quella che è l'incidenza delle fratture e la clinica. Cioè, l'incidenza, queste fratture sono fratture molto frequenti, sono le più frequenti fratture da osteoporosi. Ma non sono, la clinica non è così grave come nella frattura di femore. La frattura di femore, quando insorge, il paziente non è più in grado di alzarsi in piedi e camminare, mentre invece la frattura vertebrale, il paziente lamenta dolore alla schiena. È per questo che due terzi, fino a due terzi delle fratture vertebrali non arrivano all'attenzione del medico in fase acuta. Perché chi è che non ha avuto il colpo della strega, un dolore alla schiena perché ha tirato su il nipotino da terra? I pazienti hanno dolore, provano a curarsi da soli, magari fanno una telefonata al medico curante, il medico curante dà una terapia telefonica, il dolore non passa e allora si giunge al medico. Ma questo è grave e è pericoloso perché ci può essere un effetto domino. Cosa vuol dire? Che come nel domino, quando una vertebra si rompe, le altre possono rompersi di conseguenza e questo porta, come vedete a sinistra, la colonna a incurvarsi in avanti e questo porta a delle alterazioni posturali, a una deambulazione sempre più incerta e aumenta ulteriormente quello che è il rischio di cadute. Quindi sono le più frequenti, questi sono alcuni dati di incidenza, questi sono i dati sulle rifratture, cioè una frattura vertebrale aumenta di 5 volte il rischio di una nuova frattura entro un anno e da qui l'importanza che devono essere riconosciute e curate subito. Dopo i 50 anni di età, una frattura vertebrale raddoppia il rischio di una nuova frattura vertebrale, più fratture vertebrali aumentano di 12 volte il rischio di una frattura vertebrale. Vale a dire, una frattura vertebrale singola, se trattata, interrompe o cerca, si cerca quantomeno di interrompere questa cascata, se non trattata si va incontro appunto a questa situazione. Per quanto riguarda lo scopo del trattamento, anche in questo caso è il controllo del dolore, un recupero funzionale del paziente e ovviamente prevenire le nuove fratture. Trattamento che può essere non chirurgico, quindi con riposo, farmaci e corsetti, o chirurgico, in genere si vanno a cementare le vertebre. Sicuramente la fisioterapia è importantissima e anche in questo caso è importante una terapia antifratturativa, quindi dei farmaci contro l'osteoporosi per prevenire quelle che sono le rifratture sia vertebrali che non, così come nel femore. Anche perché anche in questo caso le conseguenze sono una diminuzione della qualità di vita e dell'autonomia e un aumento della mortalità. Altre fratture frequenti sono quelle di Omero, che sono la terza sede in ordine di frequenza, volgarmente dette quelle di spalla perché sono vicine proprio all'articolazione con il torace, sono sempre più in aumento e il 75% dei casi riguarda individui maggiori di 65 anni. Possono essere curate semplicemente con una immobilizzazione, con un trattamento chirurgico, è importantissima anche in questo caso la fisioterapia. Le fratture di polso spesso sono la prima frattura da fragilità perché avvengono in persone un pochino più giovani che cadono e hanno ancora l'istinto di difendersi e quindi pararsi mentre cadono in avanti. Sono quindi la frattura più frequente in età intorno alla menopausa e devono essere un vero e proprio campanello d'allarme. In genere si trattano col gesso, ma possono anche queste andare incontro a un trattamento chirurgico. Anche in questo caso è molto importante la fisioterapia. L'omero e il polso insieme come conseguenze hanno anche loro una maggiore incidenza di rifratture e queste infatti vedete sia quella per quanto riguarda l'omero che aumenta il rischio 6 volte, il rischio di una frattura di collo di femore a 12 mesi e potete leggere quelle del polso. Entrambe possono dare una diminuzione della funzione, quindi sia della spalla che del polso, e una sintomatologia dolorosa che rimane, una sintomatologia uggiosa che a sua volta limita la funzione dell'arto superiore. Quindi, dopo questo, diciamo, carrellata su quelle che sono le fratture scheletriche da osteoporosi, possiamo fare delle riflessioni. Sono patologie gravi. Noi ci sentiamo dire a pronto soccorso, oh, si è rotto il femore, ma cosa vuoi che sia? Sarà una fratturina? No, sono gravi. Le fratture da osteoporosi sono gravi perché fratture, gravi perché riguardano individui fragili, gravi perché sono causate dall'osteoporosi e se una persona non viene curata è più facile che si rifratturi. La conseguenza principale è che possono aumentare la mortalità, quindi influire sul quod vitae, ma anche il quod valetudinem, cioè diminuire quella che è l'autonomia di una persona, con tutte le problematiche legate alla perdita di autonomia di una persona anziana. La prevenzione primaria è la prima fase del trattamento, quindi non è la mia relazione la prima fase, sono quelle prima, quando si cerca di dire che le persone devono curare l'osteoporosi prima che si arrivi a una frattura. Poi
La frattura da fragilità, una volta che si verifica, va diagnosticata. È vero che si sente dire, sì, ma la mia nonna si è rotta perché è caduta. Ho capito, ma se cade il tuo figliolo a 20 anni non si rompe, e invece nonna si è rotta perché l'osso è più fragile. Quindi quello che è importante è fare una diagnosi che c'è una fragilità sotto e prevenire quella che è la rifrattura. Questo si può fare solo e esclusivamente se c'è un pool multidisciplinare di specialisti, e infatti anche oggi siamo in tanti, di tante discipline diverse, a parlare dello stesso argomento, che collaborando possono affrontare il problema. E all'interno dell'azienda ospedaliera universitaria Pisana esistono già dei percorsi specifici. Uno è una Fracture Liaison Service per il trattamento delle fratture di femore e osteoporosi, che è gestita dall'Ortopedia e Traumatologia 2, l'unità operativa presso la quale lavoro. E praticamente prevede l'individuazione di percorsi dedicati al trattamento delle fratture di femore da osteoporosi, a partenza dal reparto fino a ambulatori dedicati. Vale a dire, tutte le persone che si rompono il femore e che vengono ricoverate presso l'ortopedia e traumatologia seconda hanno in reparto il geriatra che le segue per la parte internistica. Alla dimissione vengono indirizzati un ambulatorio specifico, specialistico, ortopedico, ma con anche una valutazione per fragilità, all'interno del quale si fa una valutazione clinico-radiografica della frattura e si imposta la terapia per la fragilità. Un'altra realtà che esiste è l'ambulatorio multidisciplinare per il trattamento delle fratture vertebrali da osteoporosi, le più frequenti, che prevede la collaborazione della reumatologia col dottor Mazzantini, che avete sentito parlare prima, l'ortopedia e traumatologia seconda e la SOD di medicina fisica e riabilitativa diretta dalla professoressa Raffaetà. Questo proprio perché, specialmente per la frattura vertebrale, forse più anche di altre, è fondamentale il ruolo della riabilitazione, della terapia medica e del trattamento chirurgico non della frattura, per riuscire a interrompere quello che è il circolo vizioso delle rifratture. Grazie.